Cos'è che non va? Sempre le solite cose, perché poi... Vabbè, diciamo cosa va, faccia lei. Cosa va? Abbiamo fatto anche una buona partita nel primo tempo, però è chiaro che stai sempre a rincorrere. Rincorriamo i palloni lunghi, l'ho detto già 15 giorni fa, siamo diventati un po' insicuri perché abbiamo preso... Il primo gol l'abbiamo preso su una palla defilata dove un difensore va a attaccare uno di loro, deve andare fuori dal campo. Facciamo questi errori, però poi giochiamo, facciamo, recuperiamo la partita. Ed è chiaro che rincorrere sempre diventa difficile, ma non è né un problema di equilibrio, né un problema di modulo, è un problema di paure e di responsabilità. Io me ne ero accorto già a Chiavari. In questo momento è così, abbiamo bisogno solo di rasserenarci, poi nel secondo tempo siamo meno lucidi, però è anche normale, loro gestiscono il risultato. Chiaramente qualcuno è stanco perché abbiamo giocato quattro giorni prima e quindi rincorrere sempre il risultato ti fa spendere energie fisiche e mentali, anche se con meno lucidità e con meno ordine ci abbiamo provato anche nel secondo tempo. Poi magari potevamo avere qualcosa in più da quelli che sono entrati freschi e questo non è andato. Che dire, ci rimbocchiamo le maniche e ricominciamo. In questo momento il campionato sta dicendo quello, siamo un po' indietro, ma non siamo indietro sul piano dei valori o sul piano del gioco, sul piano dell'espressione o sul piano... Siamo indietro dal punto di vista strutturale in alcune situazioni che purtroppo, al di là dei moduli, al di là di quelli che schieriamo, subiamo, perché anche i due gol di oggi sono due errori gratuiti, no? Vi ripeto, il primo gol parte da un'azione in cui Ogunse prende una palla sotto la panchina nostra di spalle, una palla alta, l'azione si deve finire lì, eppure la facciamo continuare e poi nasce un rimpallo con il Lanes e uno si presenta in posizione defilata davanti al portiere. Secondo gol, a difesa schierata, subiamo un movimento banale di Ogunse che viene soltanto incontro e lo facciamo girare e facciamo queste cose qui. Diciamo che questa sera però c'è anche un altro aspetto che nelle altre partite non avevamo fortunatamente esaminato. Insomma, nelle altre gare avevate costruito sempre diverse occasioni da rete. Questa sera io non ricordo una parata del portiere del Modena ai 90 minuti. Insomma, voglio dire, le altre gare avevate subito tanto in quanto in fatto di gol, perché questa gara i numeri dicono che è una delle peggiori difese del campionato, però avevate costruito, avevate avuto diverse occasioni da rete. Questa sera in avanti non c'è stato nulla, 0 e porto 0. Nel secondo tempo sì, è vero, abbiamo perso lucidità, i cambi non ci hanno dato l'apporto che volevamo, De Marchi ha chiesto il cambio e nel secondo tempo è vero, però nel primo tempo no, nel primo tempo siamo stati sempre in partita, anzi in tantissimi momenti abbiamo... Occasioni, poi i tiri rimpallati quando sei dentro l'area di rigore, le percussioni che abbiamo fatto, sì, hanno ribattuto alcuni tiri, abbiamo avuto nel primo tempo le opportunità, al di là del gol di Ferrari, se le andiamo a rivedere ce ne sono state altre 4-5 in cui potevamo finalizzare meglio. Secondo tempo è vero quello che dice lei, ma dipende dal fatto che qualcuno è calato, anche Pompetti alla terza partita, dopo in poco tempo, dopo l'infortunio è calato. In questo momento è così, abbiamo subito il loro maggiore spessore, la loro maggiore esperienza, la loro capacità di fare meno errori rispetto a noi, però sul piano della prestazione siamo stati competitivi, io mi riferisco soprattutto al primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo fatto un po' di confusione, è vero, ma perché? Perché dal punto di vista fisico, insomma, eravamo stanchi ed è chiaro che è una squadra che deve gestire il risultato, spende anche dal punto di vista nervoso meno energia. Mister, buonasera, ti chiedo, per me Pompetti è sempre più bello in campo, ho una predilezione per lui perché mi piace proprio nel gioco, ma proprio le qualità che ha, cioè spesso un ragazzo è costretto ad andare dietro, invece tecnicamente forse è l'unico che può dare una svolta al centrocampo. Le chiedo se lei non si convince di questo cambio di sempre con Arturo al centrocampo. Ma guardate, ma non è questo il problema, poi ci siamo messi nel secondo tempo a tre e lei dice Pompetti
deve venire avanti, nessuno glielo vieta di venire avanti. Il problema è che nel secondo tempo Pompetti era un po' statico, era un po' stanco, e alla terza partita in 10 giorni, dopo che lui è reduce da un infortunio di 18-20 giorni, e questo purtroppo si accusa, possibilità di cambi non ce n'erano, quindi non è che qualcuno a Pompetti gli vieta di venire avanti. C'è stato un momento in cui era stanco e per cui si fermava davanti ai difensori, partecipava poco al gioco, era poco mobile, ma questo è perché in quel momento stava recuperando. Ma ripeto, il secondo tempo, anche se poi non è che abbiamo concesso chissà che cosa, il secondo tempo siamo stati meno ordinati, però è normale, ma tutto è dipeso dalla stanchezza. Anche lo stesso Ferrari, seconda partita in 4 giorni, è un giocatore che sta ricominciando a giocare adesso. Ma al di là di queste analisi, siamo stati competitivi nel primo tempo, molto competitivi. Il problema è andare a rincorrere sempre, non è un problema tattico, è un problema soltanto di serenità e di spessore mentale, perché da un po' di tempo vedo che ci sono delle paure assurde che non bisognerebbe avere, insomma, se uno non si assume le responsabilità e non prende coscienza di quello che è la situazione e diventa titubante, timido, voglio dire, a calcio non si può giocare. Questo in questo momento noi facciamo, e purtroppo penalizziamo delle situazioni, perché il primo tempo credo che siamo stati molto competitivi, secondo tempo loro hanno gestito la partita palleggiando poco e buttando sta palla avanti, anche lì abbiamo subito sempre questo potere, strapotere fisico, ma poi non era neanche strapotere fisico, perché questi palloni di 50 metri li hanno presi anche i giocatori di media altezza, quindi non siamo tanto tranquilli, soprattutto dietro, ma non è un problema, è soltanto un problema di prendersi le responsabilità e di avere uno spessore diverso, perché ripeto, non è possibile che una partita del genere prenda il primo gol quel giocatore, la palla deve finire fuori dal campo e quindi andiamo forse troppo puliti. E questo è il problema che abbiamo, soltanto questo, è che è ripetitivo dall'inizio, ma non è un problema di come stiamo in campo, nel nostro modello organizzativo, nel nostro modello difensivo, commettiamo errori individuali, commettiamo errori dove dal punto di vista agonistico lo spessore in alcuni momenti lo subiamo, mentre abbiamo tutta gente strutturata dietro che potrebbero anche farsi sentire, però siamo diventati un po' insicuri e questo penalizza un po' quello che poi facciamo, perché ripeto, nel primo tempo abbiamo fatto anche una buona partita. Questa, sono passate 10 giorni, 2 piccole domande. La prima, lei pensa all'inizio di trovarsi in questa posizione di classifica dopo 10 giornate con la squadra che ha? E la seconda, posso riuscire? L'autovalutazione è una cosa molto complicata, più le chiedo, da 1 a 10 si dà un voto dopo 10 giornate? Ma guardi, l'allenatore fa questo mestiere, di voti non se ne dà, io mi metto sempre in discussione con me stesso, sto rispondendo, io metto sempre in discussione quello che faccio, lo elaboro, lo analizzo, lo rifletto, lo pondero quotidianamente e a volte anche a tarda ora, quindi si figuri, questo fa parte del mestiere, nessuno di noi ha certezze. Certo che non sono contento e neanche me l'aspettavo, però siamo così, siamo in tanti momenti, come anche la partita di stasera ha detto, nel primo tempo siamo stati anche migliori di loro, però è chiaro che se facciamo quelle cose stiamo sempre a rincorrere, è normale spendere energie fisiche e mentali il triplo rispetto agli altri, perché poi anche le partite si giocano anche su una componente psico-fisica, ecco, e quindi in questo momento questo è il problema che abbiamo ed è un problema che non riusciamo a risolvere. Tanti errori. Lo so, ma lo so anch'io, pensi che qualcuno lo fa apposta a sbagliare. Il problema, io chiederei soltanto di essere risoluti, perché ripeto, quando l'avversario ha una palla sporca attaccata alla linea laterale e lo andiamo a chiudere, la palla deve finire fuori dal campo, punto. Non si può per consentire a un giocatore di girarsi, di prendere velocità con delle spalle. Queste sono le banalità che facciamo e ne facciamo purtroppo poi le paghiamo pesantemente.